Eccoci qua, buona serata a tutti amici e amiche del Titolo TV, nuovo approfondimento musicale sempre dagli studi di Radio Budrio, ormai è una vita che è chiuso là dentro, il nostro Fabio Alberti. Ciao Fabio. Ciao a tutti, poi tra l'altro mi sento veramente nell'acquario con questo tipo di inquadratura, no? Perché sembra veramente, no, che tu c'hai nell'angolo della stanza questo qui che naviga, No, così, tra no? l'altro ha Tipo il in pesce prospettiva il rosso. microfono che è molto più grande della tua testa. Io ho sempre paura che stia fermo lì, che non si muovi, perché sembra poi, più che un microfono, sembra, sai quel giochino che si vede ai Luna Park, dove tirano dei pugni? Sì, Sembra la stessa esatto, faccio cosa. così, tipo. Senti, noi. Microfononone panoramico più che altro è più vicino alla telecamera, allora sembra ancora più grande, no? Infatti, Quindi. finiamo con Sanremo stasera perché io lo so da quello che ho letto, di quello che parlerai in trasmissione, puntata totalmente internazionale di un gruppo che tra l'altro io stimo e che non vedevo l'ora che si ritornasse a parlare di loro. Sì, ma tra l'altro è veramente limitante dire gruppo, perché io infatti stavo pensando prima che partisse la diretta, che se mi chiedessero qual è, diciamo, quello, la realtà che può rappresentare meglio la musica di oggi, la musica senza confini di genere, la musica dove tutto però con classe si riesce a fondere, ecco, io penserei a loro perché è anche un pretesto per parlare di tutti quelli che in qualche modo hanno collaborato o sono presenti co come ospiti nel progetto. Quindi dopo ci divertiamo anche perché, come ho scritto nell'articolo, è un progetto reale e virtuale. Quindi anche questa è una cosa carina, no? Tutti Beh, sì. Ormai i due aspetti che sono sono importanti. quasi che siano diventati una multinazionale, perché con tutte le cose che fanno non è nulla di scontato e banale. No, ma la cosa incredibile è che dopo te lo spiegherò. È una cosa che è nata veramente per caso, quindi dopo approfondiamo e adesso io direi di cominciare anche perché in realtà come classifica c'è poco da dire questa settimana, ma io arricchisco con i consigli che vi do. Hai detto bene, no? Col fatto che andiamo verso la musica internazionale dopo, diciamo, la buffata sanremese. Allora, intanto in classifica non è cambiato un granché, se non c'è l'entrata di ultimo negli album al primo posto con il suo album che si chiama Alba, e di ultimo ormai io ne ho già parlato, nel senso no, non so che dire di ultimo, anche perché il suo pubblico lo apprezza. Lui continua a essere molto, molto, come dire, coerente con se stesso, no? Sempre molto simile a se stesso, va bene così, e d'altronde non ho altro da dire. E invece altri si confermano, come vedi, Lazza alla fine continua a essere la canzone più ascoltata nel dopo Sanremo. Come anche Mr. Rain, che va molto bene, Marco Mengoni, Madame, Tananai, più o meno sono quelli. Per quanto riguarda gli album, l'unica variazione è rientrato il rapper napoletano Geolier. E poi volevo intanto segnalare al sesto posto, che non è riuscita ad entrare nella top 5, Levante con l'album che si chiama Alma Futura. La segnalo e la consiglio perché perlomeno lei è un artista che ha uno stile molto personale e quindi non si rifà, diciamo, ai cliché che vanno oggi, no? Che spesso questo citazionismo, i giochi di parole, lei è molto autobiografica, nel bene e nel male è molto personale, quindi è un disco che secondo me è da ascoltare, pur con i suoi difetti, ma sono più difetti per il mio gusto, più di produzione che di sostanza, nel senso che spesso in Italia abbiamo il vizio di fare questi dischi con la voce molto fuori, come si suol dire, nel senso la voce molto alta e Urlata, no? La la cosiddetta. musica che è molto di sottofondo, quando in realtà la musica è anche suono, cioè se ci fosse stata una produzione un po' più dinamica, secondo me questo disco avrebbe spaccato. Invece sembra un po', si cade un po' nel cliché della cantautrice, no? È un peccato perché, ripeto, è forse l'unico difetto di un disco che secondo me non è male, ecco, anche la sua potenzialità pop e nello stesso tempo anche la sua sostanza. E poi per quanto riguarda un consiglio straniero che ti do e vi do, così andiamo a Londra con calma, visto che ci dobbiamo andare tra poco, vi segnalo questa cantante scoperta da Jay-Z un po' di tempo fa che si chiama Kay Young. Ancora in Italia diciamo che non la conoscono in tanti e io ve la segnalo perché
è una di quelle cantautrici che sta muovendo i primi passi. No, io devo dire che ti apprezzo anche perché, ma non, al di fuori dell'amicizia e della collaborazione che ormai usiamo, cioè che ormai abbiamo da oltre 10 anni, tu incarni ancora il vecchio DJ che si va a cercare quelle peculiarità musicali che facevamo noi ormai negli anni 90, quando si lavorava in radio con questo stile, e che comunque ha sempre la voglia di proporre un qualcosa di nuovo, perché poi alla fine chi propone musica in radio è anche quello che in qualche modo, passamelo tra virgolette, insegna la musica nuova ad una Sì, vasta perché platea. il problema è che la tecnologia paradossalmente ha impigrito anche gli addetti ai lavori, anche quelli delle radio, che aspettano la cartolina digitale della casa discografica, anziché andarsi a cercare loro magari quelle cose che per qualche motivo in Italia non vengono promosse, non vengono, come posso dire, spinte. E allora sembra quasi che manchi la musica. E questa è una roba che a me dà fastidio perché il fatto di chiuderci molto nei nostri territori, in un periodo in cui in realtà la tecnologia ti dà la possibilità invece di scoprire la musica da tutto il mondo, è un paradosso. Cioè, siamo diventati molto più nazionalisti, ma nella maniera sbagliata in questo periodo qua, magari rispetto agli anni 90, ad Vero. esempio, no? Con la Quindi è differenza che incredibile. negli anni 90 dovevi andarti a cercare il vinile. Oggi hai la Sì. musica liquida che te la puoi trovare e Ma proporre c'erano quelli che tranquillamente. andavano, addirittura c'erano quelli che andavano a Londra, prendevano una volta alla settimana un aereo, quelli, io parlo ovviamente i DJ, quelli del settore, che andavano a cercarsi e a trovarsi la musica fisicamente. Quindi oggi che invece ti arriva tutta e basta che tu hai un po', diciamo, di conoscenza è più facile oggi paradossalmente, no? Quindi è Però così. sai cosa? Io mi sa che l'invidio perché il fatto di partire per esempio da Bologna, prendere un aereo, andare a Londra, cercare, torni con delle cose che sembrano poi alla fine delle reliquie, no? E Sì. non vedi l'ora di proporle. Sì, però come ho detto, purtroppo questa cosa la si faceva 30 anni fa, paradossalmente, no? Quindi è strano, è molto strano. Però adesso veramente noi no, non solo andiamo a Londra, ma addirittura facciamo il giro del mondo, perché questo progetto qua, e soprattutto questo album, parte da Londra e arriva fino agli Stati Uniti. Allora, intanto parliamo dei Gorillaz. I Gorillaz sono un progetto, tra l'altro, nato ufficialmente discograficamente nel 2001, anche se c'era già da qualche anno come disegno, diciamo, no? Adesso ti spiego. Ufficialmente diciamo, i personaggi dei Gorillaz sono nati dalla penna di un disegnatore che si chiama James Hewlett e sono nati nel 98, in un periodo in cui il leader dei Blur, Damon Albarn, era in un momento delicato, diciamo, della sua carriera, no? C'erano i Blur che c'erano ancora e ancora ci sono, però erano in un momento di trasformazione, in un momento un po' di, diciamo, di dubbio, no? Non si sapeva bene dove sarebbe andata la musica, perché proprio in quel momento lì il rock è stato invaso dall'elettronica, da nuovi modi di fare musica, che sono poi quelli che hanno influenzato i giorni nostri, perché da città come Bristol c'erano i Massive Attack, che era gente che non suonava gli strumenti tradizionali, però avevano una visione artistica che permetteva loro di fare della musica bella. Cioè, prendevano come il rap, no? Dai dischi soul, dai dischi del passato, prendevano le cose, le mettevano nella loro musica, però diventava una roba diversa. E allora, diciamo che hanno cominciato per scherzo Damon Albarn e questo disegnatore a creare questi personaggi. Avevano fatto addirittura un sito internet, ma nel 99-2000, no? Quando proprio non è che ce l'avevano tanti internet con la, come dire, con la velocità, io immagino la velocità dei computer Lasciamo nel perdere a quanti kilobyte andava il modem, all'epoca era veramente un'impresa. Oggi sembra un'altra era. E allora, prima ancora che nascesse il progetto musicale, avevano fatto queste stanze virtuali dove uno entrava e poteva visitare queste sale di registrazioni dei Gorillaz che stavano cominciando a fare appunto musica e nessuno allora sapeva chi fossero. Quando uscì il primo disco, sia diciamo
dei P, sia proprio l'album che è uscito nel 2001, dove uscì proprio la canzone Clint Eastwood e tutto il resto. Allora erano veramente solamente dei disegni animati, e qualcuno ha riconosciuto ovviamente la voce di Damon Albarn, poi abbiamo cominciato ad avere delle informazioni, però ecco, doveva essere tipo un progetto dalla breve durata, una sorta di divertimento, un progetto collaterale di Damon Albarn, che però aveva già la sua carriera nei Blur. Però nel frattempo Damon Albarn ha aperto talmente tante parentesi nella sua carriera e talmente tanti progetti diversi, perché poi la sua curiosità si è allargata sempre di più, ha cominciato a fare musica africana, cioè ha fatto veramente robe molto diverse, e poi ogni tanto si è riunito con i Blur. E anche i Gorillaz sembravano uno dei tanti, no? Nessuno avrebbe scommesso nel 2023 di arrivare addirittura all'ottavo album. È uscito proprio qualche giorno fa questo Cracker Island, ottavo album della carriera dei Gorillaz, e quindi ottavo esattamente come otto sono gli album dei Blur. Quindi praticamente è diventato il progetto più importante della sua carriera. No, poi tra l'altro con una verve fantastica, perché comunque si vede che non hanno perso lo smalto, no? Sì, ma la cosa incredibile, infatti prima ti dicevo, se qualcuno mi chiedesse chi può rappresentare, non dico proprio il mio gruppo preferito, ma quello che rappresenta meglio la musica oggi, no? Cioè, mentre nel mondo del rock tutto è diventato conservatore, no? Dove si guarda al passato, dove ci si barrica nei canoni classici del rock e magari si rifanno le cose vecchie, i Gorillaz fin dall'inizio si sono proposti come un qualcosa che non aveva dei confini. E quindi anche nei tempi più recenti, senza arrivare all'ultimo disco, se guardiamo quelli che hanno collaborato con i Gorillaz in tempi recenti, ad esempio Robert Smith dei Cure, che è uno che non ha lavorato e ha collaborato con pochissimi artisti negli ultimi anni, ha fatto un pezzo con i Gorillaz qualche anno fa. La cantautrice Sam Vincent, che è una di quelle figure, diciamo, cantautrici indipendenti, oppure Elton John, George Benson, dei nomi storici che mai avresti pensato di vedere associati a una roba che quando è nata nel 2001 sembrava un giochino, sembrava una roba per ragazzini, no? Senti, la regia ci sta mandando sottofondo questo videoclip. Se non sbaglio è Tarantula, no? Forse, credo. Allora, è il brano in cui tu, poi leggerete l'articolo sul titolo.it, tu lo definisci controverso e divisivo, perché c'è questa collaborazione con Bad Bunny, il mago del reggaeton. Allora, no? Mentre intanto le immagini stanno andando, perché in realtà lì ci sono diversi brani, no? In quello che vi stiamo mostrando. Andando proprio nell'ultimo album, ecco, quello che tu hai detto è proprio un passo ulteriore, perché io aspettavo al varco. Io quando ho visto che tra le varie collaborazioni dell'ultimo disco c'era anche Bad Bunny, e io devo dirti che Bad Bunny io ho tentato ad ascoltarlo per dire facciamo una puntata su Bad Bunny, quando io ho visto che era l'artista più ascoltato al mondo. Non me la sono sentita io, nel senso che la sua musica cade molto in quei cliché, diciamo, tra la trap e il reggaeton. Però lui cosa sta facendo? Anche lui, come loro, come i Gorillaz stessi, si sta aprendo a un sacco di collaborazioni diverse. E questo ovviamente gli sta portando, come posso dire, un movimento particolare. Ecco, le collaborazioni è molto importante come tu le fai, no? Perché immaginavo che questa roba qua causasse, diciamo, dei nasi storti o comunque qualcuno che non gradiva, no? Però in questo caso è come se Bad Bunny fosse l'ospite, cioè Bad Bunny ha partecipato a una canzone dei Gorillaz, cioè in realtà ha portato un po' del suo mondo, però la canzone è assolutamente dei Gorillaz, quindi diciamo quelli che temevano l'effetto trash, come ho anche scritto nell'articolo, hanno sbagliato, perché secondo me invece è un pezzo molto azzeccato e sta portando l'acqua, secondo me, al mulino di entrambi. Senti, qual è uno dei brani che consiglieresti di ascoltare più volte di questo album? Allora, si chiama New Gold,
ed è in collaborazione con un altro di quei personaggi che io adoro, che lui si fa chiamare Tame Impala, l'abbiamo visto tra le altre cose anche dentro un cartone della Disney di recente. È un progetto di rock psichedelico, se vogliamo dare una conformazione musicale. Però no? anche lì è difficile da definire. Posso dire che fa musica pop anche lui. Cioè, secondo me la musica oggi è veramente difficile dare degli steccati quando ci sono degli artisti che fanno della ricerca, però alla fine il loro obiettivo è di fare musica popolare, quindi non è ricerca fine a se stessa, no? Cioè non è una ricerca d'avanguardia, è una ricerca per costruire un qualcosa che sia pop ma che però sia originale. Allora in quel caso lì vengono fuori delle cose belle. Io credo che in un album, no, di anche di 10 canzoni, almeno un minimo 2-3 le devi mettere per esplorare nuovi mondi, perché non puoi pensare di fare un album di 10 canzoni dove sono esclusivamente tutte ipoteticamente passabili radiofonicamente. Sì, ma la cosa in cui riescono, secondo me, i Gorillaz, e sono riusciti negli anni pur facendo sperimentazioni, perché i Gorillaz sono coraggiosi nel loro modo di essere, però col fatto del cartone virtuale, col fatto che hanno una trama dietro, perché loro si divertono quando non esce musica a inventarsi queste robe che ne so, prima ti ho parlato degli studi di registrazione, sappi che qualche anno fa purtroppo nel racconto sono andati a fuoco, sappi che adesso sono andati a Los Angeles e a un certo punto uno di loro è diventato il leader di una religione e loro lo stanno seguendo. Cioè capitano delle cose assurde, ci sono degli scassi tra di loro, cioè è ovvio che è tutta narrativa, però serve sempre per raggiungere qualcosa. Cioè il bello del loro progetto, secondo me, è che a tutti i livelli può essere letto. Cioè tu puoi guardarti i filmati, le storie, e ti possono piacere i disegni virtuali. Io impazzisco per i disegni che fanno, mi piace proprio la grafica. Ti può piacere la musica. Sono anche abbastanza appassionato nella fumettistica, ma questi fanno dei disegni... rimarranno nella storia. Quando c'è la curiosità e quando si riesce a tutti i livelli a portare avanti un discorso, e allora cosa succede? Succede ad esempio che qua c'è il rap, c'è sempre stato il rap nella loro musica fin dal 2001, in un contesto che era nato rock. Ci sono i classici e ci sono i giovani. Sai, in questo disco c'è ad esempio Beck, che è uno degli eroi miei degli anni 90, che è uno che riesce a fare sia della musica, diciamo, country, folk americana, sia della musica elettronica. Beck è un altro di quei geni che vanno molto bene con i Gorillaz e con Damon Albarn. Però c'è anche Stevie Nicks, che è una delle voci femminili dei Fleetwood Mac, per dire, no? Ci sono proprio degli artisti molto diversi tra di loro, ma per poter fare una cosa così tu devi avere però di base una visione artistica. Cioè tu intanto devi sapere chi sono i Gorillaz e da lì tu devi capire dove andare a parare. Cioè la cosa, secondo me, bella e magica loro, che non sono mai scaduti in questi anni. Cioè non hanno mai fatto un disco brutto per dire oh no, qua non si sono mai ripetuti, ed è una cosa rara, al di là dei numeri che possono esserci o non esserci, perché bisogna anche smettere di guardare. Io sono uno che, come vedi, quando parlo di musica è difficile che mi metto a contare milioni di streaming o tutte queste cose. Io non ne parlo mai, io parlo del progetto artistico. Dopodiché quelle robe lì sono dirette a un pubblico, quello che ti va a vedere nei concerti, quello che comunque ha una visione più ampia della musica. E quindi io penso che anche questo, che è già l'ottavo capitolo, se proprio volevamo parlare di qualcosa di internazionale che comprendesse un po' tutto, sei tornato alla grande dopo Sanremo, insomma, alla fine parti con i Gorillaz, cioè ormai dovrai impegnarti nella prossima, perché devi salire. Esatto. Quindi un po' ti sei dato la zappa sui piedi. No, ma a parte lo scherzo, no, hai portato in puntata un gruppo che, francamente, come fai a non volerli bene? Sono sempre lì. Poi hai detto te, in 8 album non si sono mai ripetuti, e già io credo che questa sia una grande dote, il fatto di non
fare un qualcosa solo ed esclusivamente a scopo di lucro, ma a pura espressione artistica. Infatti, come ho detto, questo qui doveva essere qualcosa di sperimentale ed è diventata la cosa che porta più soldi a Damon Albarn, cioè sta facendo più soldi con i Gorillaz che con tutto il resto. Quindi, per dire che a volte, secondo me, è l'idea, è la visione artistica che poi ti porta il pubblico. È anche la visione artistica che ti permette anche di spaziare e aprire dei generi musicali nuovi o di nuove fusion, perché insomma, alla fine dei conti, non è che possiamo stare sempre statici. Ok, il pentagramma lo leggono tutti, però insomma, se l'arte ci permette, se la musica ci permette di spaziare e allargare le nostre conoscenze, è anche bello poi sperimentare, perché se no, ciao. Vabbè, che adesso con l'avvento dell'intelligenza artificiale va a finire che facciamo fare tutto, allora avremo i primi DJ Perché siamo computerizzati. tutti d'accordo che il passato è glorioso e irripetibile, quello che è rimasto di glorioso. Oggi, tra l'altro, è il 50° di Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, quindi è ovvio che il passato, se tu vai a vedere dischi storici, è glorioso. Però non va bene neanche dire che oggi non c'è niente di buono, No, sai che è tutto percezione lì. ho? No, sai che c'ho percezione? È come se la linea di creatività artistica musicale sia in ribasso, no? C'è stato un periodo Sì, dove ce n'era veramente tanta, ma c'è un problema anche proprio tanta, tanta di come fare arrivare. creatività. Sì, c'era un periodo che francamente arrivavi a un certo punto in radio che eri anche frastornato da tanta, tanta creatività. E avevi l'imbarazzo della scelta, però, come si dice a Bologna, è meglio morire nell'acqua alta che nell'acqua bassa, no? Insomma, alla Esatto. fine eri in quel periodo lì. Adesso no, è diventata proprio come il Po, quasi in secca. Perché sì, c'è del talento, però Ma io non credo ci che sono quelli bisogna. che teleportano. La musica c'è, ma è affogata da un sistema che per fare i numeri cerca di intanto di spingere le cose sempre più simili tra di loro. E non ci sono, come abbiamo detto prima, quelli che si vanno a cercare la musica e te la propongono. Ma soprattutto nel nostro paese abbiamo in questo momento questo problema. Guarda, io non so quanti di chi ci vede, chi ci ascolta, siano a conoscenza che c'è un applicativo di iTunes, no? iTunes, io mi ricordo che c'era con una varie playlist la possibilità di potersi ascoltare direttamente delle musiche internazionali. Se volevi sentire jazz, io mettevo su una radio in on demand e quindi ascoltavo solo ed esclusivamente jazz, ma non il jazz presentato, una canzone, una tantum, no? Sulle nostre radio locali o nazionali. Lì sentivi il jazz vero, dall'inizio alla fine, dove c'era proprio dal più conosciuto allo sconosciuto, quindi ti facevi una cultura. Ci Ma sono ancora queste possibilità ci sono possibilità, tante, cioè bisogna che uno le vada a vedere. le possibilità ci sono. Abbiamo solo il problema che, essendo un mercato molto piccolo, cosa succede? Che hai meno possibilità, quindi quello che a livello mediatico viene spinto sono veramente pochissime cose. E probabilmente si è imparato in Italia a fare quadrato e a dire proteggiamo il nostro prodotto e per dimostrare agli italiani che si ascolta solo quello, che va bene, io non sono contrario a Sanremo e a tutto quello che. Però è ovvio che hanno fatto in modo che per un mese in questo periodo si ascolti solo quello. L'impressione è quella. Perché Sì. Sì, la musica esce fuori dai nostri confini, la musica esce e c'è. esce, continua a vivere, non si ferma perché in Italia non si ascoltano altri generi. Comunque, niente, siamo arrivati in puntata, ormai abbiamo esaurito tutto quello che dovevamo dire. Ricorda i tuoi appuntamenti su Radio Budrio. Vi aspetto dalle 15 alle 17 qui su Radio Budrio, noi di sabato, come al solito, con interviste musicali, con rubriche cult e tanta altra roba, quindi buona musica. Benissimo Fabio, noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo approfondimento musicale. Sei partito alla grande, mi raccomando per la prossima. Ciao a tutti, buona musica e finalmente guardo in camera perché per tutta la puntata non ho guardato. Ma vai Ciao! tranquillo, tanto ti manderò la fattura dell'ortopedico. Va benissimo. Ciao Fabio, buona serata. Ciao a tutti!